Con Simone Soranna di Wonder Pictures per presentare il film The Whale di Darren Aronofsky al cinema da giovedì 23 febbraio 2023. Ben trovato. Ciao Federico, grazie mille, sembra un piacere tornare a trovarti, a tornare a chiacchierare vicino a te. Che film è questo di Aronofsky? Un film veramente molto intenso, molto intimo. Aronofsky ha fatto un percorso davvero interessante per quanto mi riguarda. Lui ha iniziato la sua carriera all'interno del cinema più indipendente, poi poco alla volta ha trovato il plauso del grande pubblico, fino a vincere il Leone d'Oro con The Wrestler nel 2008, a Venezia ovviamente, per poi arrivare alla notte degli Oscar, anche con Il Cigno Nero, il film seguente nel 2010. Dopodiché ha iniziato a sperimentare un po' di più con il cinema e si è un po' allontanato da quello che poteva essere il plauso della critica del pubblico internazionale. Adesso con The Whale invece torna in grande spolvero, perché ha confezionato veramente un film davvero molto emozionante, un film che in qualche maniera gli permette forse di far pace con il pubblico che lo aveva sempre seguito fino a questo punto e che non riusciva più a ritrovare quelle ossessioni, quelle tematiche, quello sguardo a cui Aronofsky ci aveva abituato. Infatti è un film perfettamente calato nelle sue corde, si parla di solitudine, si parla di ossessioni, si lavora tantissimo sul corpo umano, che è una tematica che torna in tutti i suoi film praticamente, dal primo sino a quest'ultimo. Per cui è un film completamente aronofskiano, però dall'altra parte è veramente qualcosa di molto intenso, è un viaggio, è un'avventura, seppur il film sia ambientato interamente in un'unica location. Si tratta di un film abbastanza claustrofobico, per cui concepito, immaginato, girato anche durante la pandemia, questa cosa si respira un po', questo lockdown forzato, però ecco che da questa situazione il tutto esploderà via via e insomma non solamente dal punto di vista narrativo il ritmo crescerà, ma soprattutto da un punto di vista emotivo, quindi emozionale, anche piangere, ecco. A proposito di corpi, è un corpo anche digitale. Sì, è un corpo veramente molto ingombrante quello di Brendan Fraser, però al di là di effetti speciali comunque prevedono anche un ottimo lavoro di trucco e parrucco, tant'è che in questa categoria il film è stato nominato all'Oscar. Più che altro si parla anche di una sorta di ritrovamento di un corpo. Brendan Fraser fu un idolo, fu un divo alla fine degli anni 90 in una Hollywood che lo lanciò all'interno di un paio di colossal, il franchise della mummia, lo vide protagonista, e lui era molto prestante all'epoca, era un belloccio, simpatizzava tantissimo con ragazzini e ragazzine, di conseguenza il target di riferimento di quei prodotti lo venerava proprio come idolo, come attore. E poi però si è un po' messo da parte, la vita ha preso un'altra direzione, Hollywood se ne è un po' dimenticato, e quindi rivederlo oggi, dopo tantissimi anni, sotto i riflettori del grande cinema, con un grande autore come Aronofsky, e all'interno di un ruolo che proprio di corpo parla, di tornare in scena, lo si vedrà, no? All'interno di The Whale, diventa quasi una sorta di così giochino metacinematografico, quasi una sorta di film autobiografico. Tra l'altro Brendan Fraser non è mai arrivato a pesare come protagonista di The Whale, però insomma ha sofferto di una depressione che poi è sfociata in un rifugio nel cibo, quindi lui è ingrassato a vista d'occhio, per cui ecco che tutto torna, tutto ha senso, effettivamente risulta proprio una scelta perfetta di casting proprio per il personaggio che vuole andare a raccontare. Anche una grande fusione tra cinema e teatro. Sì, assolutamente, anche perché il film è tratto proprio, prende spunto, diciamo, si basa su una pièce teatrale, ma proprio l'impostazione narrativa e l'impostazione anche della messa in scena adottata da Aronofsky ricorda moltissimo quella di un palcoscenico teatrale. Ci sono le quinte, c'è un proscenio, ci sono dei riflettori, insomma, è sicuramente un punto di vista azzeccato quello che hai appena espresso, perché il film vuole provare a portarci davanti ad uno spettacolo, lo spettacolo della vita in questo caso, lo spettacolo di un'esistenza. Però ecco che le persone che partecipano a questa messa in scena, le persone che prendono parte a questo racconto, entrano e escono dalla scena diverse volte, ritornano in più atti, cioè proprio una componente teatrale molto esplicita e molto importante, assolutamente. Che percorso ha avuto all'estero? Il film ha iniziato il suo tragitto da Venezia, a settembre è stato presentato in concorso alla Mostra Internazionale e poi via via all'interno dei maggiori paesi di esibizione internazionale, chiaramente si è voluto negli Stati Uniti dove uscì il precedente anno per poter concorrere per l'appunto all'Oscar, dove appunto è stato nominato per tre categorie, tra cui appunto anche Brendan Fraser come miglior attore protagonista. Per cui il film è stato ben accolto, in tanti hanno ritrovato per l'appunto un Aronofsky che sembrava essere un po' smarrito, perché come ti raccontavo negli ultimi 10 anni ha sperimentato un po' di più dal punto di vista di linguaggio cinematografico e quindi sembrava aver preso una direzione un po' diversa da quella con cui ci aveva abituato sui grandi film, e per cui ecco che è stato interessante vedere come le persone, come il grande pubblico sia tornato in tutto il mondo a vedere questo film, ma proprio
posta anche perché appunto aveva voglia di tornare un pochettino a quel cinema lì che tanto l'aveva stregato nei primi anni 2000 e che appunto aveva reso Aronofsky un nome di grande garanzia, un autore a tutti gli effetti. Per cui c'è stato un ritorno alle sale per quanto riguarda The Whale, più che altro per andare a riattracciare un autore che negli ultimi anni alcuni avevano pensato essere un po' scomparso. Un'uscita massiccia. Sì, sì, è un'uscita assolutamente massiccia, anche perché appunto è un film molto atteso, se ne parla da tanto, addirittura pensa quando iniziarono la produzione, quando si parlò dell'idea e l'ambiente iniziava a girare la voce di questo progetto, ci furono tantissimi tentativi di provare a rubare, tra virgolette, qualche scatto dal set, c'era grande segretezza perché appunto si faceva riferimento a un ritorno di Brendan Fraser che interpretava un personaggio affetto da obesità e di conseguenza c'era proprio curiosità nel vedere come uno sguardo ossessionato come quello di Aronofsky potesse in qualche maniera riportare sui riflettori questo attore di cui già si era parlato, perché appunto comunque la sua storia era pubblica, la storia della sua depressione e via dicendo. Quindi è stato un film covato a lungo in sordina per cercare di avere qualche curiosità. Tra l'altro anche i primi teaser che sono usciti nascondevano l'attore, lo mostravano semplicemente in pochi fotogrammi sul finale, cioè si è creata un'ottima campagna e quindi poi una volta che si è trovato circolazione nelle sale, anche come in Italia, è stato chiaramente accolto a braccia aperte da numerosissimi esercenti. Il film The Whale di Darren Aronofsky al cinema da giovedì 23 febbraio 2023. Un saluto e un ringraziamento a Simone Soranna di Wonder Pictures che lo distribuisce. A presto! Grazie a voi Federico, è stato un piacere, alla prossima!